siamo abituati a vedere le cose da un punto di vista determinato, cioè da un determinato sistema di riferimento. E le cose ci sembrano diverse in differenti circostanze. Al momento sembra che... Sembri strano. Stai a testa in giù? No, tu stai a testa in giù. No, ci stai proprio tu. No, io no. È lui che sta a testa in giù, no? Beh, giochiamocelo. D'accordo. Avanti. Hai perduto. È proprio lui che sta a testa in giù. Vieni nel mio sistema di riferimento adesso. Bene. Dunque, il mio sistema era alla rovescia rispetto al solito. Le cose le vedrei a quel modo se di norma camminassi sulle mani. Questo rappresenta un sistema di riferimento. Sono tre bacchette unite insieme, in modo che ognuna formi un angolo retto con le altre due. Ora io mi muoverò in questa direzione. Il riferimento vi appare nello stesso punto dello schermo, ma sapete che mi muovo in questo senso, perché vedete il muro che si muove dietro di me. Ma come fate a sapere che sono proprio io e non il muro a muoversi? Era il muro che si muoveva. Ora il muro è scomparso e non siete più in grado di dire se mi sto muovendo o no. Ma ora vedete che io mi muovo. Il fatto è che tutti i moti sono relativi. In entrambi i casi io mi muovevo rispetto al muro ed il muro si muoveva rispetto a me. Tutti i moti sono relativi, ma noi tendiamo a pensare che di due oggetti uno sia fisso e l'altro in moto. Di solito pensiamo alla terra fissa e i muri fissati alla terra. Ecco perché sarete rimasti sorpresi vedendo che era il muro a muoversi e non il dottor Young. Un sistema di riferimento fissato alla Terra è certo il sistema più comune in cui si osserva il moto degli altri oggetti. Questo è il riferimento a cui siete abituati. Il riferimento è attaccato al tavolo, il tavolo è attaccato al pavimento, questo è attaccato al fabbricato e il fabbricato è ben fissato alla Terra. Naturalmente abbiamo bisogno di tre bacchette, poiché la posizione di qualsiasi oggetto, come questa pallina, può essere specificata se si usano tre assi di riferimento. Quest'asse di riferimento è puntato nella direzione che noi chiamiamo su, direzione che qui è diversa che dall'altra parte della Terra. Questi altri due assi di riferimento determinano un piano, che noi chiamiamo piano, orizzontale. In questo film osserveremo il moto di alcuni oggetti nel riferimento della Terra e in altri sistemi di riferimento che si muovono in vari modi rispetto a quello terrestre. Ecco qui un primo esempio. Questa pallina d'acciaio può essere tenuta su dall'elettromagnete. Ora io aprirò l'interruttore. Voi osservate il moto della pallina. La pallina è accelerata verso il basso dalla forza di gravità lungo una retta parallela all'asse di riferimento verticale. Come vedete, l'elettromagnete è montato su un carrello mobile. Ora rifarò lo stesso preciso esperimento del dottor Hume, ma stavolta col carrello in moto con velocità costante. Il carrello è attaccato con una cordicella al piatto di questo giradischi e viene tirato a velocità costante. Quando il carrello attraversa questa linea, la pallina è liberata, avete visto? Farò partire il carrello dal fondo del tavolo, in modo che quando oltrepassa questa linea potrò pensare che si muove con velocità costante. Vorrei che faceste attenzione, così da seguire la pallina che cade. Sarete d'accordo che la pallina si è fermata esattamente nello stesso posto di prima, quando il dottor Hume ha fatto l'esperimento col carrello fermo. Stavolta però la pallina non è caduta in verticale ed ecco il perché. È stata liberata
in questo punto. Se fosse caduta in verticale, dato che il carrello si è mosso durante il tempo della caduta, la pallina sarebbe arrivata qui, un po' indietro. Invece no. Ora ripeterò l'esperimento. Ma questa volta osserverete il moto della pallina ripreso al rallentatore. La macchina è qui. Il carrello passerà di qui, la pallina cadrà e voi potrete vederne il moto rallentato. Ora ve lo faccio rivedere. Questa volta il cammino della pallina sarà indicato da una linea bianca. Penso che siate d'accordo che la traiettoria è una parabola. Questo è quanto si vede in un riferimento fisso rispetto alla Terra. Ma come apparirebbe in un riferimento che si muove insieme al carrello? In un riferimento come questo. Perché possiate vedere come andrà, provvederò a fissare la cinepresa al carrello in modo che si muova insieme ad esso. Ecco fatto. Ora ripeterò l'esperimento. Tra parentesi, partito il carrello, mi metterò qui, così mentre cade la pallina avrete nel campo un oggetto fisso come punto di riferimento. Nel sistema di riferimento in moto avrete visto che la traiettoria di caduta è stata una retta verticale, esattamente come quella di prima, quando si è fatto l'esperimento con il carrello fisso. Se noi ci trovassimo in questo sistema di riferimento senza vedere quel che c'è intorno, non potremmo accorgerci con questo esperimento che stiamo muovendoci con velocità costante. In effetti, nessun esperimento ci potrebbe dire che ci muoviamo con velocità costante. Ripeterò ancora l'esperimento. E stavolta non mi metterò qui dietro la pallina che cade, così non vedrete nessun riferimento fisso. Per quello che avete potuto vedere, non è affatto detto che il carrello si muovesse. Se non avete potuto vedere niente di fisso, penso che vi sia stato difficile accorgervi che eravate in un sistema di riferimento in moto. Quel che importa concludere da tutto ciò è che tutti i sistemi di riferimento che si muovono con velocità costante l'uno rispetto all'altro sono equivalenti. Il dottor Ivy vi ha mostrato qual è il moto della pallina che cade nel carrello in moto, visto dal riferimento terrestre e da quello del carrello. Il moto è più semplice, visto dal carrello. Ora vi farò vedere il moto di questo punto bianco. Probabilmente vedete il punto muoversi con moto circolare. Ma questo è il percorso effettivo del punto nel riferimento terrestre. Questo è il vostro riferimento normale. Vedevate il punto muoversi con moto circolare perché il vostro occhio andava dietro al carrello. Vi mettevate nel sistema di riferimento del carrello in moto. Quindi non è sempre vero che guardiamo un moto dal sistema di riferimento terrestre. Quando il moto è più semplice nel riferimento mobile, ci mettiamo automaticamente in questo riferimento. Ora faremo un altro esperimento sul moto relativo per mostrare la relazione fra la velocità di un oggetto in un sistema di riferimento e la sua velocità in un altro sistema. Se a questo disco a ghiaccio secco do una spinta, esso attraversa il tavolo con una velocità praticamente costante perché gli attriti sono stati molto ridotti. Come dice la legge d'inerzia, un oggetto si muove con velocità costante se non è turbato da nessuna forza. Vuoi dargli la stessa spinta all'indietro? Ci provo. Se il dottor Jung gli dà la stessa spinta, il disco torna indietro con la stessa velocità. Ora noi siamo su un carrello che può muoversi e che effettivamente si muoverà in questo verso. Adesso ripeteremo l'esperimento. Pronti? Via!
Se avessimo misurato la velocità, noi avremmo trovato la stessa di prima, avremmo avuto gli stessi risultati dell'esperimento di prima. E così pure voi, perché voi state osservando l'esperimento attraverso una cinepresa fissata al carrello, cioè siete nel medesimo sistema di riferimento con noi. Ora rifaremo ancora l'esperimento, ma questa volta lo osserverete attraverso una cinepresa che è fissata nel riferimento terrestre. Concentratevi bene sul disco, cercate di non guardare noi. Vedete che si muove più veloce in quel verso e meno veloce in questo, rispetto a voi e rispetto alla parete che sta dietro. Questo è il carrello che si muoveva in questo verso con velocità U. Noi eravamo seduti al tavolo sul carrello. Qui c'ero io e il dottor Hume si trovava qui. E ci mandavamo il disco da una parte all'altra. Quando lo spingevo io andava in questo senso con velocità V. E quando lo spingeva il dottor Hume andava in questo senso, sempre con velocità V. V essendo però la velocità relativa al carrello. Ma qual era la velocità per un osservatore nel riferimento fisso con la Terra? Bene, quando andava in questa direzione, la sua velocità era U più V. Quando andava in quest'altro, la velocità era U meno V. Tutto ciò è molto ragionevole, non c'è niente di difficile da capire. La cosa strana è che questa relazione non è esatta incondizionatamente. Per velocità molto alte, e per molto alte voglio dire velocità prossime a quelle della luce, questa espressione non è più vera. A queste altissime velocità dobbiamo adoperare le idee sul moto relativo avanzate da Albert Einstein nella sua teoria ristretta della relatività. Comunque, per tutte le velocità con cui abbiamo generalmente a che fare, la formula U più o meno V è completamente valida. Finora abbiamo parlato di riferimenti che si muovono di moto uniforme l'uno rispetto all'altro. Ora ripeterò l'esperimento con la pallina che cade. Solo che questa volta il carrello sarà accelerato rispetto al riferimento terrestre. Questi pesi, cadendo, daranno al carrello una accelerazione costante. Attacco la pallina. Vi avverto che il moto sarà molto rapido. Stavolta lo guarderemo con la cinepresa fissa nel punto dove la pallina si stacca. Pronti? Non so se l'avete visto oppure no, ma il percorso della pallina è stato lo stesso di prima, solo che stavolta si è fermata in un punto diverso. Questo perché il carrello risultava accelerato in questo senso mentre la pallina cadeva. Ora rivedrete l'esperimento con la cinepresa a rallentatore fissata al carrello.